Ciao a tutti ragazzi, sono Didi e bentornati su How to Survive. Stiamo per morire. No, scherzo. L'ultima volta eravamo rimasti qui, che dovevamo andare a vedere. A vedere che diavolo stava organizzando questo Kovac qui. Questo tizio frigido. Tu muori che mi servono le due piume. Benissimo, F, benissimo. Dove sei? Pezzettino di merda, ti strappo via i viveri dal tuo. Ok, quindi. Come stiamo a salute? Male. Usiamo una di queste, va. Ok. Perfetto, andiamo a sentire cosa vuole il signor Kovac. Sì, la prima cosa è l'idratazione. Altre parole, bevi acqua, un sacco. Senza acqua non sarei in grado di correre, le tue prestazioni ne dureranno. Per cui ricorda, bevi! Settima guida della mia guida tratta di sede. Questa mia guida della sopravvivenza ti è vitale. Ah ah ah. Cazzo ridi? Imbecille. Ecco, capito 7. Capitolo 7, se fanno una risoluzione, tutto lì dentro. È una battuta. Cazzo ridi? Ok, prendi la tua sede. Chi fosse all'est dell'isola, trovalo, prendi da bere e torna indietro. L'acqua là è pura, niente succo di zombie dentro. A parte gli scherzi, fate azione di animali selvaggi e cerca la zona. Pensando all'acqua si... Ah, penso all'acqua sia esclusivamente a loro. Bene. Muori. Allora, a est del... Madonna, fino lassù. Porca vacca, mi sa io manco ci arrivo fino a lassù vivo. Mi sa che me la muoio prima. Me la muoio prima. Oh madonna, quanti ne so? Non ti muovere. Non correre. E muori. Guarda quanti so lì. Oh cazzo. Ah, che mo recupero, mo le recupero. Muori. Allora. Recuperiamo le frecce. Che sono importanti. Soprattutto per me. Ecco le altre due testine di minchia. Ok, perfetto. Andiamo per di qua. Un'altra testina di minchia sdraiata. Muori, dammi il tuo casco. Che bucio de schiupos. Oh, pelli, frecce, tutta roba mia. Bevi. Ah, aspettate, aspettate. Oh, due bottiglie piene. Buone. Allora, combina con questo e mi crei. Perfetto. Poi questo combina con questo e mi ha creato la tela. Combina con questo. E siamo a posto così. Tu, equipaggio. Ho messo un casco in testa. A fame stiamo messi bene. A fame stiamo messi bene. Sì. A parte che devo prima cucinare. Cuocere quello che ho preso. Perché non posso.
Kovac Rules. Capito che è vero? Devi sconfiggere gli zombie, devi prendere cura ai bisogni della base del tuo corpo. Sì. La base della vivenza è bere, mangiare e dormire. Questo qui è adatto del bere. I sintomi della mancanza dell'acqua incidono e ti dà un mal di testa. Ah, ok. Bisogna concentrarti per le decisioni critiche. Ok, perfetto. Muori. Nel bere del mare causa disidratazione. Lo so, ma va? Ah, qui è pieno di malattie. Ah, ok. Che schifo, dai. Si è sbrattato l'anima. Trova pozzi d'acqua dolce e conserva quanta più ne puoi. Ah, ok, perfetto. Sì. Sì, sì, contenitori, eccetera. Ah. Sopravvivere con la diarrea non è l'ideale. Ah, quindi anche la frutta fresca fa bene. Ok, perfetto. Perfetto, ho capito. Pozione dello scudo. Descrizione: un mix speciale di piante. Bevila per ridurre i danni che subisci. Dura 15 secondi. Wow. Interessante questo dello scudo. Ok, accendiamo il fuoco, che ci può essere utile in un futuro non troppo lontano. Ok, mi hai buttato giù tutto, sì. Qua non butta giù un cazzo. Bene. Chi è? Pezzo di merda. Pezzi di merda. Schifoso pezzo di merda. Molto pezzo di merda e tanto schifoso. Mi piace distruggere queste piante a me, ma come mai? Voglio distruggere le piantine, guarda un po'. Oh, frutti esotici. Prendiamo un po' di frutta esotica. Se qui sbuca qualcuno, manco vedo. Certo, l'unico pecca di sto gioco è proprio la visuale. Non si può comandare, non si può fare un tubo. L'unica pecca brutta di sto gioco. Qua c'è un qualcosa di interessante. Torniamo dal signor Kovac, vattappia del secchio. Sembri sempre senza fiato. Chiaramente oltre all'acqua hai trovato dei guai. Calza tutto a pennello. Il che mi fa pensare che devi imparare a fabbricare il tuo equipaggiamento. Vieni, la mia officina è qui. Quell'officina. Congratulations. A già facinja cession. A fara masanaga nagava. Sbranda catta fatta. La tua officina è qui? Quell'officina? Che c'è l'officina degli orrori? C'è l'officina degli orrori questo. Fa un po' a vedere se c'è qualcosa di interessante. Perché io sento sto rumore di... ogni tanto... Ma chi è? Ma c'è da rugginito, ce l'ho. Bastone. Niente. Ma chi è che fai? Ti sei fatto male che dici hai? Ehi tu, non è l'ora della passeggiata. Ignorante. Sto cercando qualcosa di interessante, che dici? Qualcosa di costruttivo. Questo non me lo fa batto giù. Non ho capito perché. Boh, vabbè. Niente. Pure con quello potente un fantubo. Vabbè, ci sarà una qualcosa per buttarlo giù prima o poi. Aspetta un secondo. Scendiamo perché non mi fido. Ti do il benvenuto nell'officina di Kovac. Ti piace? Spero bene. Spero bene, spero di sì. Qui ci sono un sacco di cose utili. Prima di tutto devi cercare, controllare dappertutto anche... Che schifo, sui morti. Ogni oggetto per trovare le soluzioni utili con le cose che trovi. Puoi costruire altre cose, cose che ti fanno sopravvivere. Ok. Quello che prima sembra inutile sembrerebbe essere utile.
No? Davvero? Mi insegna a fabbricare un fucile usando un manico d'arpione, un tubo svasato e un po' di altri attrezzi. Sono messo a rendere utili i rottami, molto utili. Non distrarti mentre ti faccio vedere come si fa. Ok, prendi le cose al banco da lavoro. Ora costruisci un'arma da fuoco. Controllo il tuo lavoro, per cui assicurati di farlo bene. Buona fortuna. Ok, costruiamo qualcosa di interessante. Ah, carne cotta. Bene, ora mi sono imparato a cuocere la carne e posso cuocere qui. No, non mi interessa. Eccola qua, cuoci la carne. Bene. Perfetto. Ho anche la carne cotta ora. Vediamo che dice questo. Kovacs Rules. Armi da fuoco. Sì, ma non fanno rumore. Per sopravvivere bisogna improvvisare. Ma davvero, è possibile creare armi usando vari pezzi di ricambio ed attrezzi. Mi la tua arma e maggior sarà la di uccidere zombie, sì. E poi devi combinare gli oggetti trovati per creare armi più letali. Per prima difficile seleziona il manico d'arpione da due cose. Scegli combina, sei una bomba per immersioni. Ora è un nuovo oggetto, ma è un'arma non completa. Va bene, combina questo oggetto con un tubo svasato. Poi una cassetta degli attrezzi. Hai creato il tuo fucile personale. Ok, per le munizioni i pezzi di metallo che trovi sui cadaveri vanno bene. Interessante. Ci sono molti combinare oggetti, molti modi per combinare oggetti. Ok. Ah, madonna. Che è sto coso? Si è autocolpito l'imbecille. Vabbè, lasciamo perdere. Ok, facciamo il nostro primo bombola. Munizioni. Eccolo qua, fucile a manico artigianale. Ora quello mi serve è un tubo svasato. L'inventario è pieno? Stai scherzando? Lascia. No, tubo svasato. L'inventario è pieno. Allora, creiamo il tutto. Allora, si faceva con... innanzitutto questo lo combiniamo con questo e facciamo altre di quelle. Questo lo combiniamo con il filo. Ok, non lo combiniamo con niente. Allora, mi serve... vediamo dove diavolo era. La bombola con il tubo svasato. No, mi manca un pezzo. Mi manca un pezzo. Trova tutte le componenti. Mi manca un pezzo. Sì, Survivor. Mi manca un pezzo, fratello. Mi manca la cosa per del fucile, là. Scusa, se permetti, mi manca un pezzo, fratello. Cugino? Trova tutti i componenti. Eccolo. Ma va a tappian del secchio. Allora, aspetta, fermo. Combina. Non so che ho fatto. Inventario pieno. Lascia. No. Aspetta, aspetta, aspetta. Facciamo così. Qui. Lascia. Ok, ora ci siamo.
Oh, ora ci siamo. Allora, questo combina con questo. Questo combina con questo. Questo combina con questo. Equipaggia. Oh mio Dio, che roba figa. Che figato. Allora, prendi questi qui. Dov'è? Combina con questo, vedi che fai. Che figa. Protezione bassa. Equipaggia. Poi, questo qui. Con che lo possiamo combinare? Ah, possiamo farne un altro così e basta. Questi puoi pure lasciarmeli qui, non mi interessano. Poi, questo. Muovi, lascia, no. Con che lo possiamo combinare? Ah, posso combinarlo con questo. No. No, è inutile. Bene. Ma perché l'ho ripresi, mannaggia la vacca ladra. Bene, naturalmente può essere migliorato con delle parti aggiuntive. A ogni modo può essere il primo tentativo, non è niente male. Ora proviamo la tua nuova arma. Vuoi vedere se funziona davvero? Sì, fammi vedere se funziona per davvero, va. Ok ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio dove spareremo con il fucilotto e vediamo se funziona la nuova arma. No, vedi che figo, quant'è coatto quel casco in testa. Noi ci vediamo in un prossimo episodio, come sempre sono NDT, iscrivetevi al canale, lasciate un commentino, iscrivetevi anche alla pagina Facebook, alla pagina di Google Plus, a quella di non lo so. Fate come però vi pare. Comunque, sono sempre qui. Il mio canale è sempre qui. Non si muove da YouTube. Siamo arrivati a 720 persone. Sono strafelice, regà. E niente, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono NDD. Ciao a tutti. Suo, soio. Shodo, savo.